Quando si parla di gita fuori porta, sicuramente il salato è importante, ma il dolce non può mancare. Oggi faremo i bomboloni fritti che mi riportano subito al mare quando in spiaggia addento questi bomboloni che sono semplici ma irresistibili ad ogni morso. Per i nostri bomboloni fritti oggi ci serviranno i seguenti ingredienti. 500 g di farina tipo 0 forte, 140 g di uova, 150 g di acqua, 90 g di zucchero, 10 g di sale, 11 g di lievito fresco di birra, 70 g di burro, olio per friggere. Per farcire, crema alla nocciola, zucchero semolato. Ora partiamo con l'impasto. Andiamo a mettere nell'impastatrice la farina, zucchero, lievito di birra, acqua, ne avanziamo un cucchiaino e uova. E iniziamo a impastare i primi 5 minuti con la foglia. Adesso mettiamo il gancio all'impastatrice e continuiamo a impastare. Aggiungiamo la restante acqua e il sale. E alla fine aggiungiamo lentamente il burro. Il nostro impasto è pronto e ora andiamo a lavorarlo un po' sul tavolo. Perfetto. Ora lo facciamo riposare un'ora e mezza a temperatura ambiente e un'ora in frigorifero coperto da pellicola. Il nostro impasto è lievitato e ora andiamo a lavorarlo. Eccoci qua, un po' di farina sul tavolo, in modo che non si attacchi. L'ora in frigorifero in cui abbiamo fatto passare l'impasto ci aiuterà a renderlo più lavorabile, soprattutto per riuscire a stenderlo con il mattarello. Quindi è molto importante fare un passaggio in frigo prima della stesura. Ora vado a schiacciarlo con le mani. E poi con il mattarello. Il ricordo più bello che ho dei bomboloni è quando con i miei amici da ragazzini in spiaggia facevamo la gara, soprattutto a chi riusciva a raggiungere prima il tizio della spiaggia che li vendeva e soprattutto a chi riusciva a finirli prima. Poi dovevamo fare il bagno, bisognava aspettare un po' perché la mamma si arrabbiava, però erano momenti bellissimi. Siamo pronti, la pasta deve avere uno spessore di mezzo centimetro e ora siamo pronti a coppare i nostri bomboloni. La pasta avanzata naturalmente la possiamo ristendere e continuare a formare i nostri bomboloni. Ora, su una teglia, io mi sono già tagliato dei pezzettini di carta da forno e andiamo ad inserire i nostri bomboloni già formati direttamente sulla teglia. Ora i nostri bomboloni devono lievitare per 15 minuti, io ce li ho già pronti. Eccoli qua, ecco, belli lievitati e belli gonfi, e ora siamo pronti per friggere.
Se non volete friggere, potete farli al forno. Verranno con una crosta leggermente diversa, ma ugualmente buonissimi. Provateli. Andiamo in frittura. Eccoli qua, così adesso stacchiamo la carta forno. Li mettiamo sempre l'olio col cucchiaio sopra in modo da creare la giusta crosta. E lo rigiriamo. Dobbiamo tirarlo fuori con una crosta bella croccante. In un minuto, circa un minuto e mezzo, siamo pronti. Ora cuociamo gli altri, li facciamo dorare bene, irrorandoli sempre d'olio. Eccoci qua, i nostri bomboloni sono pronti, anzi quasi. E gli facciamo un bel bagnetto nello zucchero. Già buonissimi così, ma io da buon piemontese mi sono preparato una bella crema di nocciole, così li andiamo a farcire. Mamma mia, che buoni, mettiamoli qua. Li buchiamo di fianco in modo da avere la crosta un po' meno dura e riuscire a farcirli bene. Questi sono i nostri bomboloni per la gita fuori porta. Per preparare i bomboloni fritti inseriamo all'interno di una planetaria con la foglia, la farina, lo zucchero, il lievito di birra, una parte di acqua e le uova. Impastiamo per 5 minuti. Mettiamo il gancio all'impastatrice, incorporiamo la restante acqua, il sale e il burro e continuiamo per alcuni minuti. Lavoriamo l'impasto sul piano di lavoro e lo facciamo riposare un'ora e mezza a temperatura ambiente e un'ora in frigorifero. Una volta lievitato l'impasto, lo stendiamo con l'aiuto di un mattarello, formiamo dei dischi con un coppapasta e li facciamo lievitare su una teglia per 15 minuti. Li friggiamo in olio profondo fino a doratura, li scoliamo e li passiamo ancora caldi nello zucchero. Con l'aiuto di una sacca da pasticceria farciamo i nostri bomboloni con la crema di nocciola ed ora siamo pronti a poterli portare con noi per la nostra gita fuori porta.